È stata un'acclamazione, un pubblico di giovani che sta assistendo all'onoris causa di Fausta Oricchio, si è ristabilita la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, è doveroso che io ringrazi Paola Taddei, la direttrice dell'Accademia, il presidente Bio Erma Sercoli e Leonora Sarti che tanto impegno ha profuso nell'individuazione di Fausta Oricchio. È il 12° e ultimo appuntamento della rassegna Non a voce sola, dedicata alle grandi donne del nostro tempo, a fare da cornice alla cerimonia di laurea honoris causa per Fausta Oricchio, illustratrice ed editore insignita del premio Svoboda per il talento creativo e artistico e imprenditoriale dall'Accademia di Belle Arti di Macerata. Lei ha parlato di un premio alla resistenza, in che senso? Perché avere una casa editrice di libri illustrati e di libri per bambini e una casa editrice che non fa, diciamo, che non segue un'estetica omologata a tutto quello che c'è in questo momento è un'azione di resistenza oggi. Io credo che più che dagli artisti dipenda per l'appunto dagli editori, perché per esempio, proprio parlando qui di Macerata, è una fucina di giovani illustratori, di giovani talenti anche molto motivati che crescono incredibilmente anno dopo anno. Il problema è quale editoria è possibile, quanti editori sono disposti ad ospitare queste immagini e quali riviste, per esempio, perché prima per l'illustrazione c'era un campo molto ampio di riviste, quotidiani, pubblicità, oramai non c'è niente più di tutto questo, quindi le difficoltà sono un po' queste. Nella sua Lectio Magistralis, Fausta Oricchio, cuore pulsante dell'Oricchio acerbo editore di storie illustrate, ha sfogliato davanti a un gremito auditorium Svoboda il catalogo degli artisti che l'Oricchio ha scoperto e pubblicato dal 2001 ad oggi, vantando tra gli illustratori talenti provenienti dalla fucina dell'Accademia Maceratese. Difatti il talento imprenditoriale dell'Oricchio acerbo, di Fausta in questo caso, è assolutamente evidente, perché considerate che l'Oricchio acerbo è nata circa 10 anni fa, era il 2001, quindi pensate che con poco più di 10 anni ha fatto tantissime pubblicazioni, tantissimi illustratori, tantissimi scrittori hanno lavorato per loro e hanno vinto tantissimi premi, quindi un talento vero e proprio, perché in 10 anni ha costruito un piccolo impero, senz'altro riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, un orgoglio, diciamo, per la nostra imprenditoria al femminile, lo sottolineo. Presidente, l'Accademia consegna questo importante riconoscimento a Fausta Oricchio, riconoscendole non solo doti artistiche ma anche doti imprenditoriali in grado di non solo capire il settore dell'illustrazione per bambini in Italia ma anche di saperlo cambiare. Da Oricchio in qualche maniera interpreta anche una frontiera della creatività e dell'arte contemporanea, che è quella di non andare, di non camminare scissa dall'impresa, quindi valori estetici, valori descrittivi, valori grafici che in qualche maniera si sostengono anche con la prova terribile e giurata del mercato. Sono dei lavori che concettualmente unificano i grandi e i piccoli dietro una narrazione che molto spesso, attenti bene, non è fiabesca ma è filosofica, per quel tanto di filosofia, di mitos che c'è nella narrazione, nella poesia e nella creazione contemporanea. Fausta Oricchio è sicuramente un personaggio che può dare lustro all'Accademia, può dare lustro anche la nostra provincia, è un esempio anche per i ragazzi di come si costruisce una carriera nel campo dell'editoria, portando avanti sempre le proprie idee, le proprie convinzioni e cercando di rinnovare anche il modo di comunicare. È veramente una lezione magistrale un po' per tutti, anche per noi che ascoltiamo come istituzioni l'arricchimento di questo panorama culturale della nostra provincia, e questo va dato, diciamo, merito all'Accademia per queste occasioni che presenta ai ragazzi, al territorio e alla rassegna Non a voce sola, che riesce a coniugare, diciamo, la versione al femminile di questi conferimenti di onorificenze. Una cerimonia che si inserisce perfettamente nella rassegna Non a voce sola, percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile, partito proprio da Macerata lo scorso luglio e arrivato al termine attraverso 10 tappe per l'intero territorio regionale. Un'occasione per riflettere su se stessi e sul mondo che cambia grazie alla mano tesa dalla sensibilità femminile verso il dialogo fra uomini e donne.
È stato un lungo viaggio appassionante dal nord al sud delle Marche. Abbiamo coinvolto la regione Marche, la maggioranza delle province marchigiane, 10 comuni, e abbiamo sempre avuto un pubblico partecipe ed interrogante molto molto numeroso. È un'esperienza sicuramente da ripetere, e volevo un attimino ricordare qual era il senso di questo lungo peregrinare per tutta la regione marchigiana. È nato come un luogo di dialoghi al femminile, un percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile, un luogo dove pensarsi e pensare il mondo, che è diventato anche però il luogo del dialogo fra i sessi, quello maschile e quello femminile.